questa, appunto quest'anno nella sessione Andid abbiamo deciso di fare o comunque parlare di diversi argomenti. Come primo argomento abbiamo deciso di parlare degli aggiornamenti per quanto riguarda le raccomandazioni del WCRF che sono uscite proprio lo scorso anno. In realtà non ci sono grosse modifiche, però ci sono state delle indicazioni un pochino più dettagliate per quanto riguarda dare maggiore spazio alla dieta di tutti i giorni alla componente vegetale, cioè quindi i prodotti di origine vegetale, cercando di limitare quelli che sono alimenti particolarmente raffinati che comunque si impoveriscono di vitamine e si arricchiscono di grassi, sale e comunque di zucchero, a cui si associa un incremento del peso corporeo, quindi dell'obesità. E quindi l'importante è cercare di mangiare meglio, cercando quindi di contenere il consumo di alcuni alimenti rispetto ad altri, e vige un po' la moderazione. Il WCRF con questo nuovo report vuole andare a sottolineare l'importanza degli stili di vita, cioè non si può fare prevenzione oncologica se si consumano singoli alimenti, anche degli alimenti che sono potenzialmente ricchi di vitamine e di comunque componenti protettivi, ma dobbiamo seguire tutte le raccomandazioni del WCRF e quindi adottare degli stili di vita corretti, quindi andando un po' a moderare l'alimentazione e muovendoci di più proprio per contenere quello che è l'obesità. Quindi no tecnicamente a questi superfood, ed è un'altra tematica che appunto tratteremo durante la nostra sessione. Perché questi superfood, questi alimenti che contengono questi componenti, sono per lo più vitamine o antiossidanti, a livello di diciamo laboratorio, quindi di ricerca di base, hanno delle potenzialità molto importanti come prevenzione di malattie cardiovascolari o di altre patologie croniche, però in realtà traslare il loro effetto sull'uomo diventa molto più difficile, così non è così diretto l'effetto potenzialmente punto protettivo. Quindi sì a scegliere di alimenti che possono contenere comunque un contenuto maggiore di vitamine e sali minerali o comunque di questi composti bioattivi, ma in realtà non si può basare la nostra alimentazione solo esclusivamente su questi prodotti. Quindi sì, ci sono alcune evidenze, ma non così, diciamo, su cui basare le raccomandazioni o l'alimentazione di tutti i giorni. Parleremo anche di composizione corporea. Ci sono molti metodi per appunto valutare la composizione corporea di diverso, diciamo, anche di facilità di utilizzo, diciamo. Un conto è all'interno di uno studio epidemiologico, quindi molto grande, e un conto è quello che possiamo fare in ambulatorio con il nostro paziente. Sono metodiche molto diverse che danno anche dei dati molto diversi, molto più, diciamo, affidabili. Si parlerà di DEXA o di BOPOD, che sono misure molto, diciamo, precise per quanto riguarda la misurazione dei distretti corporei, ma che hanno costi molto importanti e non tutti i centri hanno a disposizione queste metodiche. Invece un conto è la bioimpedenziometria che possiamo utilizzare in ambulatorio o un glicometro. Insomma, ci danno delle stime, ma appunto sono, diciamo, non completamente affidabile, o comunque ci possono servire per vedere i cambiamenti nel tempo. Insomma, sono un po' più abbordabili da un punto di vista economico, ma ecco, sono un pochino meno precise. E per finire nella nostra sessione parleremo di FODMAPs. Sono questi carboidrati sono questi carboidrati di saccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi, che hanno la caratteristica di essere a un numero corto di delle molecole molto piccole, e che arrivate a livello del nostro intestino
facilmente, vengono fermentate facilmente e determinano la formazione di gas che danno, possono dare fastidio, insomma, quindi danno una sintomatologia un po' particolare come il gonfiore addominale o comunque dolorabilità, e in persone particolarmente sensibili può appunto dare questa sintomatologia molto più accentuata rispetto ad altre persone. Sono contenute in tantissimi alimenti, dai legumi ai cereali, alla frutta, alla verdura. Seguire una dieta a basso contenuto di FODMAPs è un po' difficile tecnicamente, ecco perché si consiglia di essere seguiti da un dietista che comunque abbia esperienza in questo campo, proprio per contenere l'introduzione tramite gli alimenti di questi alimenti, proprio perché sono contenute anche in piccole quantità in questi prodotti confezionati, quindi la lettura dell'etichetta non diventa sempre molto facile. Quindi l'approccio per questo tipo di terapia insomma, è di ridurre quello che è, evitare completamente in un certo periodo di tempo questi componenti per poi reintrodurli. Ecco perché in genere si consiglia di essere seguiti da un dietista, proprio per cercare di gestire al meglio la dieta, che non è di facile applicabilità.